Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questo webinar che ci permetterà di andare ad approfondire le tematiche sul metodo di studio. Sono molto contento di poter fare questo webinar in questo periodo per poter continuare a dare valore a tutti i nostri utenti, lettori, followers, le persone che sono interessate a quello che sono le tecniche di memoria. Questo webinar non lo terrò da solo, ma ci saranno insieme a me le trainer dei nostri camp che adesso incontreremo e che vedremo. Prima però ci tengo a capire con voi. Ecco qui Camilla ed ecco Eccoci. qua Ciao Elisa, fantastico, a fantastico. tutti, benvenuti. Buongiorno a tutti, benvenuti anche da parte mia. E prima però vogliamo capire con chi siamo, chi c'è dall'altra parte. E questa è una registrazione fatta a porte chiuse perché pensate a quella che abbiamo fatto in diretta, c'erano oltre 1200 persone registrate e soltanto posto per 500. La piattaforma ne teneva soltanto 500, quindi ci sono stati un po' di intoppi, ci tenevamo al fatto di farvi avere materiale di qualità e quindi ci siamo rimessi a registrarla senza tutti gli inconvenienti che abbiamo avuto. E abbiamo fatto dei sondaggi durante quell'incontro e la prima cosa che abbiamo chiesto è chi è che c'è dall'altra parte? E dall'altra parte le persone che c'erano erano per il 44,83% studenti della scuola secondaria, poi un 21% genitori, poi insegnanti, un 13%, 11% studenti della scuola primaria e circa un 10% studenti universitari. Così sapete chi ha seguito questo webinar, chi c'è con voi a seguirlo. E l'altro sondaggio che abbiamo fatto, visto che siete in tanti a studiare, una cosa molto strategica è capire il momento giusto in cui fare i compiti. E la domanda che abbiamo fatto è quando fate i compiti assegnati? E la maggior parte delle persone ha risposto il 54%, ha risposto indifferente, l'importante è farli entro la data. Qualcuno il 25% il giorno prima della scadenza e il 20% il giorno stesso in cui vengono assegnati. Questo fa capire come tante volte bastino poche strategie per riuscire a ottenere grandi risultati. Questo è il concetto del 20-80 al quale siamo molto molto legati, quindi quel 20% di azioni che danno subito l'80% di miglioramento. Io non vi tolgo altro tempo, ci tenevo a darvi il benvenuto e a condividere con voi questa piccola introduzione e lascio la palla alle nostre trainer. Io per evitare di togliere anche attenzione, adesso oscuro anche il mio volto in modo che la vostra attenzione sia su chi ci sta per trasferire le informazioni. Buon webinar e ci vediamo dopo. Benissimo, anch'io per il momento vi saluto e lascio la palla ad Elisa. Buon ascolto. Ami, ti chiedo solo di condividere le slide, per favore. Chiaramente, eccoci qua. Innanzitutto, finché attendiamo qualche secondo che compaiano le slide, posso farvi un'introduzione. Quello che andremo a fare questa sera o in questa giornata, indipendentemente da quando ci potrete rivedere, saranno darvi le strategie in quello che si chiama 20-80. Senza dilungarmi molto, si tratta della legge di Pareto, sono quelle poche informazioni, quindi solo il 20%, che ci potranno dare l'80% della ci faranno fare l'80% del risultato. Quindi ci sentirete, non abbiamo la pretesa di approfondire, ci sentirete dare soltanto
e piccoli suggerimenti perché ci serviranno appunto per essere strategici. E innanzitutto abbiamo scelto, appunto per questa introduzione, abbiamo scelto quattro fasi che secondo noi sono tra le più importanti del metodo di studio. Vi posso anticipare intanto quali sono queste quattro fasi. Saranno la pianificazione, quindi quello che andremo a fare sarà la pianificazione, successivamente la lettura strategica, per poi passare alla lettura critica e per concludere la comunicazione. Scusate se mi ripeto, ma queste non sono tutte le fasi del metodo di studio, ma sono solo quelle che noi abbiamo ritenuto tra le più importanti e dove possiamo darvi già dei suggerimenti che possiate mettere in pratica da subito, sia per i nostri, per le persone che conoscono già e applicano le mappe mentali o conoscono già delle strategie, o anche per chi non conosce assolutamente niente. Quindi andiamo a vedere la pianificazione. La pianificazione ha un obiettivo. L'obiettivo sicuramente, non so se tutti tra voi utilizzano già una pianificazione sia a livello personale come adulti che a livello scolastico, perché spesso non ci viene insegnato a scuola. E quello che capita però, se non pianifichiamo, che l'obiettivo è quello di, lo vedrete comparire tra poco, di giocare d'anticipo. Perché giocare d'anticipo? Perché se non mi organizzo, quello che ci può capitare, che sono certa che posso indovinare sia capitato un po' a tutti, è a scuola magari di non aver organizzato bene la cartella e ritrovarmi poi in aula e di essermi dimenticata, per esempio, del righello e doverlo chiedere magari a un compagno. Oppure quello che può capitare a noi adulti magari è di andare in una settimana in vacanza, non aver organizzato bene la valigia e di accorgersi di esserci dimenticati una cosa importante. E la cosa peggiore magari un documento, un passaporto, un biglietto. E quindi poi ci capita quella sensazione di non aver fatto le cose, non avendole pianificate bene prima. Poi succede che giochiamo male dopo e quindi agiamo anche in una sensazione di disagio. Mi permetto di indovinare questa sensazione magari per i ragazzi. E come andremo a com'è che andremo, su che cosa possiamo agire su questa pianificazione? Allora, sicuramente possiamo agire pianificando quello che è il nostro tempo. E se noi prendiamo ipoteticamente un tempo di 60 minuti, che cosa abbiamo fatto? Lo abbiamo suddiviso in 40 minuti che saranno le nostre sessioni di studio, poi 15 minuti che sarà il nostro tempo di pausa e 5 minuti che sarà il nostro tempo di ripasso. 40 minuti non li abbiamo scelti a caso, sono un tempo studiato attraverso numerose ricerche e ovviamente sono una media, sono una buona media su quello che è il nostro livello di attenzione. Ovviamente a qualcuno di voi sarà capitato di sedersi a studiare al pomeriggio e di aver pensato di non alzarsi finché non portava a termine tutto quello che aveva da fare. Quello che succede però è che oltre i 40 minuti come media, e ovviamente appunto con differenze individuali, molti di noi, cosa succede? Iniziamo ad avere un calo della nostra attenzione, di conseguenza un calo della nostra prestazione. Ecco perché è importante fissare un tempo in maniera tale che quei 40 minuti io possa concentrarmi e stare attento ed essere più performante. I 15 minuti che sono la pausa in realtà fanno parte comunque della sessione di studio, proprio perché sono fondamentali per rigenerarmi. Quindi in queste pause, se devo darvi solo un suggerimento, vi chiedo e vi chiediamo di non fare l'errore di andare a vedere, non so, dei videogiochi, di andare a vedere dei filmati, perché quella non è una vera pausa rigenerante, perché andrà a immettere dentro di me altre informazioni. Quindi suggeriamo di fare per esempio del movimento fisico, aprire la finestra, bere un bicchiere d'acqua, tutto quello che è, può essere anche creativo, va benissimo. I 5 minuti invece sono molto strategici perché ci servono per andare a rivedere, quindi ripassare mentalmente quello che abbiamo fatto nei 40 minuti precedenti.
A questo punto chiedo per favore di andare avanti con le slide, perché lo strumento più utile in assoluto per pianificare è l'agenda, quello che comunemente si chiama anche il diario scolastico. Il diario scolastico però contiene solo le materie, e quindi questa agenda non sarà altro che un diario personalizzato. Poi andremo a vedere nel pratico come se ne può costruire uno, e questo ci serve per pianificare, soprattutto per avere una visione di insieme. Ovviamente in un momento semplice e normale, le vostre materie tutte le mattine sono standard e decise all'inizio dell'anno e più o meno per tutto l'anno rimangono identiche. In questo momento particolare, invece, quello che immagino da molti di voi, perché sono quello che ci rispondono i nostri studenti quando facciamo il tutor in privato, è che tutti i giorni avete delle modifiche perché state fronteggiando una situazione particolare. Quindi andremo a vedere anche qualche suggerimento per poter modificare quella che è appunto una strategia dettata da imprevisti. Nella situazione normale, invece, con un diario scolastico standard, quello che potete fare è sicuramente avere l'opportunità di pianificare anche il pomeriggio e avere una visione settimanale. Resta il fatto comunque che poi ogni giorno andranno gestiti gli imprevisti. Ripeto che in questo momento la sfida è più alta. Io a questo punto vi anticipo che, come abbiamo visto prima, il prossimo argomento sarà la lettura strategica e passo la parola a Camilla. Grazie. Eccoci qui. Bene, credo di essere in onda. Allora, adesso affronteremo un'altra fase veramente molto importante del metodo di studio, che si chiama lettura strategica. Intanto vediamo insieme. La lettura strategica ha un obiettivo e una precisa procedura fatta di sei diversi passi da seguire per raggiungere l'obiettivo. Vediamo qual è l'obiettivo. Questo tipo di lettura non è una lettura che viene fatta direttamente all'interno del capitolo, come solitamente tutti gli studenti sono soliti fare, ovvero bisogna studiare da pagina 10 a pagina 20, noi iniziamo da pagina 10, invece il nostro suggerimento è quello di partire dalla fine. Come mai diciamo partire dalla fine? Perché nella maggior parte dei libri alcuni strumenti molto molto utili, li troviamo proprio alla fine del capitolo. Se nei vostri vi capita che siano a volte anche disseminati all'interno del capitolo, adesso vedremo quali sono, naturalmente focalizzatevi anche su quelli. Di solito, dicevo, ci viene da studiare la prima pagina, andare in ordine cronologico. Invece, il fatto di partire dalla fine è una grande strategia perché ci permette di ottimizzare i tempi, andare subito a ritrovare il 20-80, quindi quel 20% di informazioni che ci verranno chieste l'80% delle volte, e quindi come in una sorta di struttura a cipolla, un po' proprio come vedete fatta la mappa mentale, vedete che al centro di questa mappa che vi proponiamo c'è quella che noi chiamiamo idea centrale, che sarebbe il titolo dove vedete il metodo di studio, poi ci sono dei rami principali che in questo caso sono la pianificazione e la lettura strategica, e poi si scende sempre più nel dettaglio. L'idea nella lettura strategica è di partire proprio da questi nuclei centrali per scendere solo dopo nel dettaglio. Questo ci permette di raggiungere un obiettivo che è quello di avere una visione di insieme. Oltre alla visione di insieme, raggiungiamo un altro obiettivo importante che è l'accensione della mente. Come mai possiamo accendere la mente? Possiamo accendere la mente grazie all'utilizzo di alcune domande, che sono delle domande specifiche che molti di voi credo conoscano, ovvero quelle che vengono chiamate le domande del giornalista oppure le 5 V. Quindi sono tutte quelle domande fondamentali che ci permettono di rispondere a quasi qualsiasi informazione per andare a cercare proprio il focus principale. Quali sono queste domande? Sicuramente le sapete: chi, che cosa, dove, come, quando, perché.
simpaticamente gli inglesi li chiamano Five Wives and One Husband, le cinque mogli e un marito, perché appunto cinque iniziano con la W e una con l'H. Adesso vediamo la procedura. Qual è il primo aspetto che possiamo vedere insieme in modo strategico? Andare a vedere dei video. Dove troviamo questi video? Ormai la maggior parte dei vostri libri sono super multimediali e quindi grazie a dei link su piattaforme online, qualche volta ci sono anche dei CD, potete andare a cercare questi video che sono già caricati dall'editore e quindi sicuramente sono una fonte attendibile. Altrimenti, se non avete questi link, quello che potete fare è andare a cercarli su internet. Attenzione però, appunto, che siano fonti autorevoli, attendibili. Quindi non rischiate di andare a trovare magari un video apparentemente ben fatto che poi in realtà, invece che aiutarvi, vi penalizza perché non rappresenta realmente il contenuto in modo proprio preciso. Dopodiché, vediamo la prossima fase, ma prima di vederla, vi dico ancora una cosa rispetto al video. Come mai il video è così importante? Perché provate a immaginare. Scegliamo un argomento. Seconda guerra mondiale. Quante ore avete di storia alla settimana? Circa tra le 2 e le 3, potrebbe essere una buona ipotesi. Quindi la vostra insegnante, contando che deve spiegare ma anche interrogare, quanto tempo ci può mettere a spiegare tutta la seconda guerra mondiale che è ricca di moltissimi eventi? Almeno 2 o 3 settimane, secondo il tempo che ha a disposizione. Invece pensate, guardando un video, in 1 ora e mezza potete già avere la visione d'insieme di tutto quello che accadrà e quindi vi può servire perché poi studiando passo passo sapete già anche che cosa avverrà dopo. Ok, poi guardiamo anche la sintesi. Alla fine del vostro libro, di solito, se ben fatto, diciamo, sono presenti delle sintesi, dei riassunti. Allora, perché guardare la sintesi? A che cosa ci serve? Ci serve perché è come guardare il trailer di un film, no? Credo che pochi di voi vadano al cinema senza sapere niente del film che stanno andando a vedere. Quindi, vedendo questa sorta di trailer del capitolo, andiamo a vedere veramente il 2080, tutti gli aspetti fondamentali. A quel punto andiamo a vedere se all'interno del nostro libro, queste a volte si trovano anche proprio all'interno del capitolo, non solo alla fine, se troviamo delle mappe concettuali o degli schemi, dei grafici che possono aiutarci a comprendere ancora meglio quello che stiamo esponendo. Quindi, perché ci servono? Intanto, per chi di voi conosce le mappe mentali, una cosa importantissima che possiamo fare in questo caso è trasformare queste mappe concettuali o schemi in mappe mentali per rendere ancora più performante il nostro studio. E poi, se l'editore ha fatto una serie di selezioni di parole chiave e le ha messe all'interno di questi schemi, significa che probabilmente queste sono tra le parole chiave più importanti, quindi sono quelle su cui focalizzarci. Dopodiché, domande. C'è una parte che noi chiamiamo di domande o di verifica che si trova alla fine del capitolo di solito e quando è che viene affrontata solitamente? Per i più diligenti, alla fine, quando abbiamo studiato, giustamente per testare la nostra preparazione, ma è ancora molto più strategico, fatelo anche alla fine, chiaramente per vedere se in effetti avete compreso e acquisito tutte le informazioni, ma guardatele prima, perché se voi sapete quali sono le domande, potete focalizzarvi e andare a cercare le risposte nel testo, un po' come essere in miniera. Aver letto le domande prima ci permette di avere una torcia che ci porta dritti al punto, di modo che una volta che affrontiamo il capitolo andiamo a cercare appunto le risposte a quelle domande, perché se sono state inserite proprio quelle domande, sicuramente saranno tra le più importanti e anche quelle che con ogni probabilità ci chiederà la nostra insegnante. Poi andiamo a vedere anche i titoli, quindi a questo punto ci addentriamo proprio nel capitolo vero e proprio, andiamo a vedere tutti quelli che sono i titoli principali e le parole chiave del testo
E a questo punto abbiamo visto tutti gli aspetti fondamentali all'interno appunto di questa fase del metodo di studio che si chiama lettura strategica e, come avete potuto notare, se anche abbiamo sfogliato il libro, non abbiamo ancora studiato il capitolo vero e proprio. Quindi abbiamo preso in visione tutti questi strumenti che possono permetterci di andare a avere una visione d'insieme e quindi il mio consiglio per chi utilizza già le mappe mentali oppure anche attraverso gli schemi che fate, la mia personale opinione è partire proprio da questi aspetti e fare per esempio una mappa mentale sulla sintesi, dopodiché andare a fare un check, un'integrazione con ciò che troviamo all'interno delle mappe concettuali o degli schemi, vedere se le domande che vengono fatte trovano risposta in questa mappa o schema della sintesi, andare a vedere ancora se i titoli e le parole chiave sono già presenti, altrimenti facendo questa opera di confronto andare ad integrare. E a questo punto passiamo alla fase successiva che vi presenterà Elisa, infatti adesso le passo la palla, ed è quella che si chiama lettura critica, quindi qui andremo più ad approfondire e adesso vedrete esattamente come. Allora. Grazie Cami. Il prossimo ramo infatti si chiama lettura critica. Quello che avviene è che dopo la prima fase, dove il vostro obiettivo era solo quello per avere una visione d'insieme e quindi in qualche modo stimolare l'attenzione per capire dove sono le parti più importanti all'interno di un libro, a questo punto invece dobbiamo iniziare lo studio vero e proprio. L'errore più comune che capita a chi non applica nessun metodo di studio è quello di avere la pretesa di prendere il libro e iniziare direttamente dal capitolo, dalla prima parola, la prima lettera, e scorrere pensando già in quel momento. Un attimo che vedo che non c'è la slide, aspettiamo un attimo, intanto vi racconto, continuo con quello che vi stavo dicendo e sicuramente ricompariranno le slide. Vi dicevo, la differenza appunto tra quella che è la lettura strategica e la lettura critica è proprio l'obiettivo. Mentre nella lettura strategica noi abbiamo solo l'obiettivo di avere una visione d'insieme, quello che accade nella lettura critica è invece la comprensione vera e propria. Come vi dicevo, la maggioranza delle persone che non hanno metodo di studio hanno la pretesa di comprendere subito alla prima lettura, nella prima fase, quindi l'errore più comune è quello di evidenziare riga per riga, perché nel momento in cui io inizio e cerco di capire quello che sto leggendo e non ho ancora fatto una lettura strategica, mi sembrerà tutto fondamentale, mi sembrerà tutto importantissimo. Ecco perché abbiamo quella sensazione, quell'urgenza, il bisogno di sottolineare tutto. Dopo aver fatto invece una lettura strategica, posso capire, la mia mente in automatico andrà a capire esattamente dove sono le parti importanti e potrà soffermarsi, dare l'importanza, evidenziare o in qualche modo estrarre quelle che sono le informazioni che poi avrò bisogno di ritenere, di ricordare. Quindi andiamo a vedere qual è la procedura della lettura critica. Come vedete ha due rami simili alla lettura strategica, la procedura conterrà comunque anche altri termini che avete già visto. La prima cosa, l'ho già anticipato, è fare una attenta lettura, quindi quella che si può chiamare anche lettura analitica, dove vado finalmente a comprendere, quindi leggo con un'attenzione diversa. In questo caso, a seconda del concetto, quanto è meno complesso, la mia velocità di lettura di conseguenza si adatterà. E nel momento in cui sto leggendo qualcosa in cui devo anche capire e comprendere il processo e il procedimento, va da sé che la lettura andrà ancora di più a rallentare, ma è normale. Qui non si possono applicare delle tecniche di velocità, perché in questo momento io mi devo soffermare, devo capire i passaggi. Non servirebbe a niente memorizzare delle parole chiave se poi non sono in grado di spiegarle ed espandere quei concetti. Una volta che ho fatto questa lettura analitica, devo cercare di comprendere pezzo per pezzo
quali sono questi concetti chiave. Vi accorgerete che nei testi abitualmente i concetti possono essere uno o più paragrafi, quelli che comprendono un po' lo stesso argomento. All'interno dei concetti chiave troverete quelle che sono parole chiave. Queste parole chiave possono essere ovviamente più di una all'interno dello stesso concetto. Potete utilizzare quelle che sono in grassetto, spesso le trovate nei testi, poi vedremo anche degli esempi pratici. Se non ci sono evidenziate delle parole chiave che per voi però rappresentano quel concetto e vi aiutano a espandere meglio e a spiegare meglio il concetto, potete modificarle e usare quelle che per voi sono le parole chiave. Quindi ben venga l'aiuto da tutto quello che potete trovare in una mappa concettuale, tutto quello che potete trovare in uno schema già all'interno del libro, ma fate attenzione perché nel momento in cui provate a raccontare quello che state studiando, quella parola per voi deve rappresentare il concetto, quindi se non va bene quella che c'è nel testo, potete modificarla. Ovviamente, se quella che c'è nel testo è un termine tecnico fondamentale da riportare per quello che state studiando, in questo caso il suggerimento è di mantenerla, perché è molto più di effetto, ma non solo, è anche pertinente con quello che state studiando. A questo punto avete tutti gli strumenti per poter costruire quella che si chiama mappa mentale definitiva. Sicuramente molti di voi che ci starete guardando conoscono questo strumento, perché abbiamo visto anche nel webinar in diretta c'erano molti nostri studenti presenti, ma anche per chi non l'ha mai vista e non sa di che cosa stiamo parlando, è quella che state vedendo proiettata, quindi non è altro che un modo per stimolare ed essere più attenti, grazie appunto alle immagini, anche soprattutto e anche ai colori e all'utilizzo delle parole chiave. A questo punto siamo arrivati al quarto ramo e ce ne parlerà Camilla, ed è il ramo relativo, si tratta della comunicazione. Eccoci qua. Perfetto. Allora, arriviamo, diciamo, sulla parte finale del nostro studio. Una volta che, anche per chi non conoscesse appunto ancora le mappe mentali, abbiamo schematizzato e riassunto, molto spesso diciamo: bene, ho fatto tutto quello che potevo fare, adesso l'unica cosa che mi manca è lanciarmi all'interrogazione. In realtà non è proprio così, so che molti già si esercitano sull'esposizione, ma altri si trovano più nell'ottica del la ripasso ancora una volta, scrivo ancora una volta quella cosa, sicuramente me la ricorderò. Invece in qualche modo è proprio consigliabile esercitarsi a casa, di modo da anche avere una sorta di check, di prova, di essere in grado di rendere bene tutto quello che abbiamo studiato. Magari qui in mente ce l'abbiamo molto chiaro, però poi spiegarlo non è sempre così immediato. E ricordatevi una frase che noi amiamo molto, che è questa: e ricordatevi di smettere di studiare per imparare e iniziare a studiare per spiegare. Cosa significa? Dovete immaginare di avere di fronte a voi un bambino piccolo che non conosce quell'argomento. Non pensate mai di dire: ma sì, anche se non gliela dico tanto bene, la prof lo sa, me l'ha insegnato lui, me l'ha insegnato lei. Cercate proprio di mettervi nella condizione di spiegare nel modo più chiaro, preciso e approfondito possibile. Studiare per spiegare significa proprio questo. Immaginate questo concetto che mi ha sempre molto affascinato. In inglese si dice switch ownership, quindi una sorta di passaggio di ciò che possiedi. Quindi immaginate questo. Un giorno un vostro compagno rimane assente, spiega una lezione di storia, il pomeriggio vi chiama disperato perché il giorno dopo verrà interrogato. E non solo non era presente alla lezione, non sa neanche bene come studiare, insomma, è andato particolarmente in ansia, vi chiede una mano.
Pensate, se in quel momento voi, senza neanche l'utilizzo del libro, ma già solo perché a scuola siete stati molto attenti, avete preso appunti magari proprio con le mappe mentali e avete interiorizzato così bene il concetto che glielo spiegate, nel momento in cui glielo spiegate, lui lo comprende perfettamente, il giorno dopo va a scuola e prende 10. Cosa significa questo? Che se lui ha preso 10, voi la sapevate almeno da 11. Quindi questo è quel passaggio, no, di conoscenza. Quindi mettetevi sempre in quest'ottica di modo da immedesimarvi in una situazione simile a questa e puntare in alto proprio. Dunque, per quanto riguarda la comunicazione, ci sono diversi obiettivi per cui vogliamo imparare a comunicare bene. Il primo è avere consapevolezza di noi stessi e di tutta una serie di canali comunicativi che vedremo fra poco, di modo da poter fare quel primo passo. Noi diciamo sempre che la consapevolezza è il primo passo, se ci rendiamo conto di qualcosa a quel punto possiamo cambiarla in meglio, no? Quindi averne consapevolezza è il primo passo, dopodiché potremo mettere in atto dei cambiamenti. E poi chiaramente, come un po' per tutto nella vita, ci vuole un allenamento che ci piace definire strategico, quindi strategicamente orientato, mi viene da dire. Quindi cerchiamo di capire i modi migliori per allenarci, non solo fare tanto allenamento, ma farlo secondo alcune modalità. Possiamo fare quella che viene chiamata appunto preparazione mentale. Ci sono diversi modi per allenare, diciamo, la nostra mente. Ce n'è uno che magari qualcuno di voi ha già sentito nominare, che si chiama visualizzazione. Si potrebbero tenere ore su teorie e pratica riguardo la visualizzazione. Qua, per farvi proprio un sunto, darvi il 20-80, vi dico che la visualizzazione, che viene definita anche visualizzazione creativa, immaginativa, ci serve per calarci in una situazione prima che succeda, per poi, una volta che ci troviamo nella situazione reale, avere questa impressione di averla già vissuta e in qualche modo quindi a livello emotivo poterla affrontare meglio. Quindi cosa significa? Significa che una volta che siete a casa e potete tranquillamente stare sul vostro letto, chiudere gli occhi, è proprio come se fosse un film immaginarvi tutta questa situazione che vi mette in difficoltà. Per quanto riguarda i ragazzi, potrebbe essere appunto un'interrogazione, una verifica, magari anche una gara sportiva. E per quanto riguarda i genitori, che si possono già immedesimare in questi aspetti riguardo a quando erano studenti, anche appunto durante una presentazione importante o un colloquio di lavoro. Ecco, allora se noi ci immedesimiamo in quella situazione e facciamo in modo che i fattori, almeno quelli che dipendono da noi, nella nostra visualizzazione, nel nostro film mentale, vadano nel modo migliore possibile, in qualche modo quando questa situazione avverrà ci sembrerà di averla già vissuta, un po' come quando si usa la parola déjà vu, una cosa che ho già vissuto e quindi mi sento molto più calmo nell'affrontarla. In più io do un suggerimento ai ragazzi di pensare durante la visualizzazione anche a possibili problemi, ostacoli. Questo non tanto perché ce li vogliamo trascinare poi nella situazione reale, ma perché essendo lì tranquilli a casa possiamo già trovare delle soluzioni da mettere in una sorta di cassetta degli attrezzi e portarcele con noi durante quella situazione critica. Questo perché durante quella situazione l'ansia, il panico, alcune emozioni molto forti ci impedirebbero di essere lucidi e trovare una soluzione. Quindi se qualcuno l'abbiamo già pensata prima, magari appunto vediamo una situazione simile o addirittura uguale a quella che avevamo immaginato e così possiamo utilizzare quegli strumenti e correggere il tiro. Dopodiché, sulla parte di gestione dell'emotività, ci stiamo documentando sempre di più, è una parte che a me è sempre affascinato tanto e di nuovo bisogna proprio fare un super sunto e quasi dispiace ma non abbiamo il tempo per fare oltre, ma potrebbe essere, se vi interessa, magari un tema
quello della comunicazione, della gestione delle emozioni, per un prossimo webinar. Anzi, lo stiamo già pensando di attuare sempre di più ai Memo Camp e quindi lì si approfondiranno sempre di più questi temi. Quello che voglio dirvi adesso rispetto a gestire le emozioni sono tre passaggi a mio parere fondamentali. Il primo, riconoscere l'emozione. Quindi, in qualche modo, come parlavamo prima della consapevolezza, renderci consapevoli del fatto che abbiamo un'emozione dentro di noi. Dopodiché, cercare di collocarla all'interno del corpo. Quindi, quando sento quell'emozione così forte, che può essere positiva o negativa, anche se vi dico la verità, a mio parere, e non solo a mio parere, non esistono emozioni del tutto negative, perché anche le emozioni definite negative, come l'ansia, la paura, sono di solito funzionali, cioè ci servono a superare una situazione di difficoltà. Esempio, nell'antichità, se l'uomo preistorico non avesse avuto paura di trovarsi di fronte a un leone e si fosse messo a ragionare razionalmente su come reagire, avesse iniziato a fare dei calcoli, non sarebbe sopravvissuto, no? Quindi le emozioni, l'istinto ci portano ad avere delle reazioni salvifiche molto spesso, salvifiche a livello proprio di salvare la pelle o anche salvarci emotivamente da alcune situazioni. Quindi, primo step, riconoscere l'emozione, poi trovarla all'interno, andare a collocarla all'interno del nostro corpo, quindi mi sta facendo più male la pancia o mal di schiena, mal di testa, sento un peso sul petto, ecco. E poi, terzo punto, dare un nome a questa emozione, perché non sembra, ma non è così semplice. E allora dovremmo diventare sempre di più dei bravi detector delle nostre emozioni, anche perché a seconda dell'emozione che viviamo ci possono essere soluzioni diverse per superarla, per farla sciogliere, per attraversarla. Infine, questa parte qui mi piace sempre farla in modo più interattivo, durante il live così è stato. Ci sono quelle che chiamiamo le basi della comunicazione. Come vi dicevo all'inizio, quando parlavamo di consapevolezza, consapevolezza di che cosa? Di quali sono i tre canali comunicativi e di come li viviamo chiaramente sulla nostra pelle. Quindi, vi dico solitamente quando faccio questa domanda, secondo voi attraverso che cosa comunichiamo? Tanti dicono appunto le parole ed è uno degli aspetti importanti, ma scopriremo non così determinanti. E poi ci sono ancora altri due aspetti. Molto spesso i Memo Camp i ragazzi le indovinano e parlano appunto di voce, di toni, di volume e dall'altra parte di sguardi, movimenti del corpo. Quindi diciamo che per riassumerli, sono questi tre canali, sono parole, toni e corpo, o per chi vuole esprimerlo in modo ancora un po' più scientifico, sarebbero linguaggio verbale, paraverbale e non verbale. Rispetto a questo, approfondiremo alcuni suggerimenti che potrebbero essere molto utili, che sono quelli che diamo proprio ai nostri ragazzi ai camp. E diamo di solito un 20-80 anche in questo caso, quindi non ci mettiamo a fare un elenco lungo di tutte le cose da migliorare, ma quel 20% di consigli, quindi un paio di consigli che fanno fare l'80% del cambiamento. È una cosa straordinaria che ho avuto il piacere di vedere tutte le volte che ci occupiamo di comunicazione e che anche i ragazzi più timidi, più in difficoltà, più in ansia a dover fare una prestazione del genere, che non è scontata chiaramente parlare di fronte a 15-20 persone, compresi noi dello staff e magari che non si conoscono ancora bene. Ecco, quello che ho sempre notato è che con questi piccoli suggerimenti che noi diamo, tutti riescono a fare un salto di qualità molto evidente. Quindi, una volta che sono consapevoli di quali sono quelle loro aree di miglioramento, non è che se le portano a casa e poi le provano nei mesi successivi, no, no, le provano in quel momento lì e la prima prestazione, la seconda prestazione sono nettamente diverse tutte le volte. Benissimo, adesso mi fermo qui e ripasso la palla a Eli che affronterà una parte che adesso vedrete, abbiamo fatto una sorta di presentazione teorica con il 20-80 di tutte queste fasi del metodo di studio, e adesso le vedremo in modo più applicativo.
di modo che potrete imparare esattamente come farle e uscire da questo webinar, insomma, concluderlo con degli strumenti pratici da mettere subito all'opera. Ok, allora passiamo la palla. Vediamo Eli se ci sei. Grazie Camilla. Fantastico. Sì, ci sono. Chiedo a Camilla di cambiare la slide, così vedrete che appunto passeremo alla parte pratica e torniamo un attimo alla pianificazione. Aggiungo una cosa importantissima. Matteo vi ha anticipato all'inizio del webinar che è fondamentale capire qual è il momento giusto. Sì, lascia pure questa slide, Camilla, grazie, che poi arrivo anche a questo concetto. Qual è il momento giusto per fare le cose? E ha letto quali erano le risposte di un questionario che abbiamo, di un test che abbiamo simulato proprio in diretta martedì. Molti di noi in diretta hanno risposto, molti di voi hanno risposto che non ha importanza scegliere qual è il momento corretto per fare i compiti o comunque di farli il giorno prima, immagino pensando che il giorno prima si è più freschi, così ci si ricorda meglio magari per una verifica, un'interrogazione. Un 20% invece ha risposto che il momento migliore è farli il giorno stesso. Probabilmente tra questo 20% ci saranno anche i nostri alunni, voglio immaginare, perché altrimenti non si sarebbero ricordati che questa è una cosa che spieghiamo ai camp. Perché il giorno stesso? Perché nel momento in cui alla mattina o comunque in questo momento state facendo una lezione virtuale, state studiando qualcosa, prendete appunti, se voi andate a riprendere quegli appunti e andate a integrarli con il libro nella fase immediatamente successiva, quindi se lo faccio al mattino, immediatamente al pomeriggio, la mia mente sarà più fresca e soprattutto avrò più informazioni in memoria e in mente e avrò bisogno ovviamente di meno tempo per andare a ricostruire il tutto e a darlo a integrare con il libro. Facendolo così per ogni materia, io posso recuperare molto più tempo. Ecco perché è fondamentale scegliere nella pianificazione di fare i compiti nel modo strategico e nel momento in cui è più importante selezionare quella materia piuttosto che un'altra. Quindi, per essere più chiari, se questa mattina ho seguito una lezione interattiva di storia, ho preso appunti, e mi dà da studiare qualcosa, per esempio, per mercoledì prossimo, la mia insegnante, il momento più strategico per studiare, per fare storia, è subito oggi pomeriggio, perché ho la mente appunto più fresca e ricorderò più informazioni. Va da sé che il giorno prima, magari della verifica o della consegna dei compiti, posso prendermi 10 minuti per fare un ripasso e per allenarmi, per esempio, nell'esposizione, così come i suggerimenti che poi vi darà anche Camilla per la comunicazione. Per quanto riguarda invece questo grafico, questa slide che vedete di fronte a voi, quella precedente, Camilla, grazie, ci serve per spiegare qual è la differenza tra non fare pause e farle. Nel momento in cui io non faccio pause e decido di studiare 2 o 3 ore di seguito, quello che accadrà è che io ricorderò solo le parti che sono, tutte le informazioni che sono nella parte che voi vedete colorata al verde. Quindi, purtroppo, cosa succede? Mi ricorderò molto quello che leggo, quello che vedo, quello che sento all'inizio e verso la fine, quando l'attenzione si rialza, e anche questo è dimostrato da degli studi. Nel momento in cui io invece applico le pause e permetto alla mia mente di rigenerarmi, quello che accadrà è che ricorderò molte più informazioni. Vedete anche tutta la parte azzurra. Questo appunto per spiegarvi che dietro ci sono delle basi scientifiche, ma ve ne potete accorgere anche da soli. Provate a far caso anche quando state guardando qualcosa, state attenti, noterete che vi ricorderete meglio le informazioni che arrivano all'inizio e alla fine, anche banalmente quando una cameriera ci sta dando un elenco dei dolci, per fare un esempio pratico, che magari in questo momento purtroppo non possiamo andare al ristorante, ma a tutti sarà capitato, e ci ricorderemo meglio quello che arriva nella lista che ci stanno consigliando e alla fine. È un effetto naturale e appunto dietro c'è uno studio.
Tornando invece alla slide successiva, andiamo a vedere come si costruisce un'agenda. Prima vi ho parlato dell'agenda intesa come anche il diario scolastico, ma può essere utilizzata anche dagli adulti. Quello che accadrà è che in una situazione normale, chiedo già di proiettare anche la slide successiva, per favore, grazie. Quello che accadrà è che alla mattina avrete un diario composto dalle materie che farete giorno per giorno. In questo momento, ovviamente, questa fase è totalmente diversa perché immagino, perché ce lo raccontano i nostri studenti che stiamo seguendo, è che non abbiate sempre storia tutti i lunedì mattina alle 8, ma che quotidianamente o comunque ogni 2 o 3 giorni i vostri insegnanti vi diano una pianificazione. Quindi in questo momento la sfida è più alta. Non potete fare una pianificazione come visione d'insieme che rimane abbastanza stabile settimanale, ma dovrete agire più che altro a livello quotidiano. Quello che stiamo succedendo ai no su suggerendo ai nostri ragazzi è di visionare possibilmente una volta al giorno solo le mail, quello che è il calendario interattivo, quello che si chiama registro interattivo, si chiama in diversi modi, perché in questo momento i ragazzi ricevono informazioni da più punti: WhatsApp, telefono, mail e calendari interattivi. Se si perdono ogni ora a guardare tutti e quattro gli strumenti, c'è il rischio di non capirci più niente, di stare nel caos. Invece di il suggerimento è di fare una pianificazione quotidiana, investire magari anche una mezz'oretta tutte le sere prima di andare a cena. Perché mezz'oretta? Perché abitualmente quando si è in classe, quello che accade è che i compiti vengono assegnati gli ultimi 5 minuti. Quindi idealmente noi avremo comunque ogni giorno 5, 10, 15, 20, 25, 30 minuti se io prendo il lunedì per scrivermi tutti i compiti e pianificarli. Nel caso in cui invece in questo momento arrivano da più fonti, la cosa migliore appunto è guardarli tutti insieme in un momento in cui io decido di investire quel tempo solo per pianificare, e a quel punto io vado a impostarmi il giorno dopo. Prima di tutto andrò a mettere quelle che sono le lezioni virtuali, perché quelle non le posso scegliere ed è un po' come il nostro diario del mattino. Dopodiché, se ho vi faccio comunque l'esempio perché vi servirà anche in un momento normale. Adesso io non posso fare sport, è vero, non posso uscire, però posso decidermi di mettermi una sessione di 30 minuti di allenamento in casa, per esempio. Va da sé che se invece stiamo parlando del periodo normale in cui io vado, per esempio, a giocare a pallavolo, devo considerare anche il tempo che mi serve per preparare la borsa e per gli spostamenti, ok? Che in questo momento ovviamente non ci sono. Quindi andrò a mettere prima i blocchi delle mie cose da fare che non posso modificare, quindi in questo caso lezioni virtuali. Dopodiché andrò a scegliere le materie in che modo? Dando la priorità a quello che ho affrontato nella stessa giornata come lezione virtuale, proprio per il motivo che le informazioni saranno più fresche, e poi andrò a pianificare i compiti in maniera strategica, non selezionando tutte le cose più difficili magari insieme, perché quello che accade è che poi posso essere più stanca e posso essere più in difficoltà. Il modo strategico è pensare come se voi steste facendo un percorso in bicicletta che è fatto un po' di salita e un po' di discesa. Quindi il suggerimento è di scegliere la materia che per voi è più complessa e più difficile nel momento in cui siete più freschi, che è soggettivo, questo è per ognuno di noi diverso. C'è chi alla mattina alle 8 è molto sveglio e attento e riesce a concentrarsi, c'è chi rende di più, per esempio, alle 4 del pomeriggio. Quindi non c'è un momento preciso per scegliere la materia, ma siete voi che dovete mettere la materia che è un po' più complessa nel momento in cui voi avete l'energia più alta e fare un po' come il percorso in bicicletta, quindi una materia complessa, subito dopo una un po' più leggera, per dare anche il tempo comunque alla vostra mente di seguire quelle che sono delle pause naturali, senza dimenticarsi però le nostre pause di cui abbiamo parlato prima nelle sessioni. Prima di concludere, vorrei darvi due piccole nozioni che fanno parte appunto delle strategie 2080.
che cosa faccio? Io, se mi imposto di studiare, per esempio, storia, riprendiamo storia, che è la prima del lunedì pomeriggio in arancione, alle 5 di oggi pomeriggio, cercate di darvi degli obiettivi. Come devono essere questi obiettivi? Non posso pensare di dire studio storia per 40 minuti e basta. Devo essere specifica e precisa. Quindi, quante pagine voglio studiare in questi 40 minuti di storia? Cercate anche di fare un pochino un obiettivo ambizioso, senza esagerare. Non posso mettere, non lo so, 4 capitoli se so che in 40 minuti è impossibile che io li faccia, ma neanche in questa fase soprattutto immaginare di dire studio e dove arrivo, arrivo. Perché quello che sta capitando, che sentiamo tra i nostri studenti in questo momento delicato, è che abbiamo più tempo libero e il rischio è, se io non mi do l'obiettivo, è di trascinare tutta la giornata tanto tempo. Quello che accade è che a fine giornata, sì, certo, le pagine di storia le avete finite, però rischio di demotivarmi, di essere più stanco, perché ho la percezione quasi di non aver fatto niente, anche se in realtà ho portato a termine l'obiettivo. Quindi cercate comunque di essere un po' ambiziosi nei vostri obiettivi e piuttosto vi troverete con più tempo libero tutto insieme, però lì e poi potete trovare altre strategie creative che in questo momento un po' tutti ci dobbiamo trovare ad affrontare. Però appunto in questo momento che avete più tempo, mi raccomando, state attenti con l'obiettivo e cercate di rispettarlo, e se non riuscite capite perché, magari era un po' troppo ambizioso, e poi aggiustate il tiro successivamente. L'altra cosa che vi posso suggerire è di mettervi comunque delle sessioni jolly. Perché? Quelle sessioni jolly vi serviranno per gli imprevisti, soprattutto in questo momento. Può capitare che non ce l'avete fatta a studiare in quel tempo quell'argomento, o magari iniziate a fare gli esercizi di matematica e quello che può capitare è che vi siete dati un tempo, ma in realtà l'esercizio era più complesso di quello che vi immaginavate. Utilizzerete le sessioni jolly per quello, oppure, mi faccio la fantasia, un professore vi dà all'improvviso una lezione virtuale, oppure perdete un po' di più tempo del dovuto con un compagno durante la pausa, perché quello che capita è in questo momento mancanza, non abbiamo i contatti dal vivo e quindi magari aumentano le telefonate, le sessioni online, e quindi magari può capitare qualche volta che perdete la cognizione del tempo. Ecco che le sessioni jolly vi possono entrare in aiuto e vanno a compensare il tempo che avete pianificato, ma poi per un imprevisto non vi è bastato. Quindi tutto questo perché? Qual è il beneficio? Nel momento in cui io pianifico tutto, ho la situazione sotto controllo e riesco ad essere anche più serena. Quello che suggeriamo prima di arrivare al punto zero, che cos'è il punto zero? Prima l'abbiamo accennato, il punto zero è il momento in cui ho finito tutti i compiti, quindi non solo quelli assegnati per domani, ma anche quelli dei prossimi giorni, perché sono riuscito a fare giorno per giorno quelli che mi sono arrivati. In questo modo, quello che capita è che sarò più sereno e appunto riuscirò a gestire gli imprevisti. Ma come faccio ad arrivare al punto zero? Quello che vi possiamo suggerire oggi, per esempio, indipendentemente da quando riuscirete ad ascoltare, a vedere questa registrazione, è fermarvi un attimo, vedere tutto quello che dovete fare da scadenza domani ai prossimi giorni, dare un tempo per ogni materia di quello che secondo voi vi serve come blocco di sessione, pianificare l'agenda, vedere tutto il tempo che avete a disposizione e impostare il tempo. Ovviamente finché non siete al punto zero, le cose più urgenti sono quelle da fare per il giorno dopo. Quindi capiterà che all'inizio dovete mettere delle sessioni extra per raggiungere questo punto zero, ma basterà qualche giorno di sacrificio in più, insomma di impegno in più, e vedrete che una volta arrivati al punto zero sarà più facile mantenerlo. Detto questo, è comunque una sfida, perché ripeto, avendo più tempo libero, probabilmente quello che accadrà è che sembrerà più difficile, perché sarà più difficile farsi degli obiettivi, ma seguendo questo procedimento vedrete che ce la farete, ne sono certa. Passo a questo punto il prossimo argomento a Camilla.
che ci parlerà della lettura strategica applicata, della lettura Oh. critica applicata. Lettura, esatto, lettura strategica, lettura critica, le vediamo adesso insieme. Allora, proprio per darvi una visione d'insieme di come si fanno queste due letture, che chiaramente sono strettamente collegate, vediamo proprio un capitolo di un libro. Ne abbiamo scelto uno molto ben fatto, a nostro parere, di scienze sull'alimentazione e la digestione, sperando che possa essere anche un argomento di interesse e che tutti un po' abbiate già fatto. Allora, intanto vi suggerisco, vi sprono proprio a leggere bene tutto quello che trovate su questa pagina, nel senso che c'è una sorta di indice di presentazione di quello che avverrà e verrà spiegato, diciamo, nel capitolo, ed è fondamentale non saltarlo in questo momento. Ci sono alcune parti che ci viene a dire, vabbè, qui ci sono le immagini, non mi serve niente, andiamo avanti. Invece potrebbe in qualche modo passare inosservato un aspetto importantissimo. Qua in alto, se non riuscite a leggere bene, ve lo leggo io, c'è scritto audiomappa, sintesi e mappa visuale. Quindi qui ci sono degli strumenti veramente di grande valore e di aiuto. E sono segnalati qui perché probabilmente non ci sono all'interno del capitolo, ma li andiamo a trovare appunto sulla piattaforma, della casa editrice. Quindi mi raccomando, anche quando vi diciamo partire dalla fine, se alla fine non vedete che non ci sono sintesi, prima di dire ah, questo libro magari non è fatto tanto bene, non ci sono questi strumenti, guardate che non ci sia qualcosa tutto in formato digitale, diciamo, perché ormai i libri sono sempre più orientati in questo senso. Poi qua troviamo i contenuti, quindi sappiamo già quali sono gli aspetti fondamentali trattati, e poi ci sono conoscenze, abilità e competenze da sviluppare e ci può essere utile sapere quali sono, diciamo, gli obiettivi che gli editori si sono dati per vedere se siamo poi in grado di raggiungerli. Detto questo, abbiamo detto che facciamo prima la lettura strategica. Quindi, volendo, andiamo alla fine del capitolo, che è l'ultima pagina, è questa qua. Ok? Quindi adesso, se voi aveste il libro sotto mano, lo sfogliereste e vedete che poi non ci sono forse sintesi, mappe concettuali, eccetera. Questo perché, come abbiamo letto all'inizio, che rischiava di passare inosservato, invece si trova tutto sul digital. A questo punto, sto sfogliando rapidamente per tornare all'inizio, cosa notiamo di questo capitolo? Intanto è fatto molto bene perché cos'è che ci colpisce di più? Se adesso mi poteste rispondere, credo, molti di voi direbbero le immagini, i colori, le parole in grassetto. E anche questo aspetto delle immagini è fondamentale. È un'altra parte che noi nella lettura strategica guardiamo molto, perché appunto diciamo un'immagine vale più di 1.000 parole. Cosa significa questo? Che all'interno di un'immagine sono contenuti moltissimi concetti. In più è molto più semplice memorizzare un'immagine che non una cascata di parole. Quindi se quell'immagine è particolarmente rappresentativa e la memorizziamo, ci permetterà di recuperare diversi concetti chiave, ancora di più che se fossero appunto parole. Quindi sfogliandolo rapidamente, come vedete, ci colpiscono appunto le immagini, i colori, i grafici. Andando avanti ancora qui, vediamo poi a volte appunto in questi libri ci sono delle parti anche di approfondimento, qui vedo un approfondimento in inglese dove si parla di una serie di parole come si dicono in inglese, poi una parte di approfondimento dove c'è scritto Zoom. Ecco, rispetto a questo vi do un consiglio che fa parte del metodo di studio, una fase che non abbiamo visto, che è la terza, che è quella della struttura del testo. Andate a vedere all'inizio del libro la guida al testo. Cos'è la guida al testo? Una sorta di presentazione di un paio di pagine tipo per vedere tutte le informazioni che ci sono all'interno e come riconoscere al volo. Molte sono intuibili, però se le guardiamo ci fornisce una sorta di leggenda di come è stato organizzato il libro e quindi qua ci possiamo poi
muovere navigando, diciamo, in modo più fluido. Ecco, quindi andando avanti vedete che anche qua troviamo immagini, parole in grassetto. Quindi rispetto a quello che ci dicevamo prima, c'è la possibilità probabilmente di andare a vedere dei video sulla parte multimediale o di trovarne da fonti autorevoli. E così questo pezzo ce l'abbiamo. La sintesi abbiamo visto che c'è in formato digitale da quanto ci consigliano. Poi la verifica, cioè le domande, andiamo a vedere se ci sono anche quelle in formato digitale, se le troviamo alla fine del capitolo. Le immagini le abbiamo viste, i titoli li abbiamo approfonditi insieme, nel senso approfonditi in realtà. Visti rapidamente, ma se volete li leggiamo, che non sono neanche certa che voi riusciate a leggere bene bene. Cosa abbiamo qua? Il titolo principale è gli alimenti e nutrienti. Poi sottotitolo diciamo alimenti e nutrienti, poi sei nutrienti, quattro funzioni, quindi dovremmo andare ad approfondire questi aspetti: l'acqua, le proteine, i grassi, i carboidrati, le fibre alimentari, le vitamine, i sali minerali. Ecco, qui abbiamo visto i titoli, diciamo, fondamentali. A questo punto, guardate qua, per esempio, quando vi dicevo le domande, dove saranno mai le domande? A volte sono proprio delle intere pagine di domande, di esercizi, di completamento. Ma guardate qua, per esempio, fa il punto. Quali alimenti sono ricchi di proteine? Quali di carboidrati e grassi? Quindi magari ci sono questi piccoli box. E lì c'è scritto esercizi interattivi. Quindi, quando c'è quel simbolino lì, a me fa pensare che vado sul sito e trovo degli esercizi interattivi, magari anche un po' divertenti, giusto per alleggerire anche a volte l'impegno, no, dello studio. E quindi tutto quello che mi può essere utile e che tra l'altro è fatto in modo più divertente e creativo, che segue, diciamo, moltissimo anche la nostra ottica, le mappe mentali, oltre a essere una rappresentazione grafica appunto del nostro pensiero, che parlano la lingua della nostra mente. Qual è la lingua della nostra mente? Quella delle associazioni, dei colori, delle emozioni, dei cinque sensi, delle immagini. Ok? Ecco, dalle mappe mentali in poi, tutto quello che noi perseguiamo, insomma, quello che amiamo scegliere, sono strumenti interattivi, creativi, che ci permettano di rimanere concentrati, ma allo stesso tempo di divertirci. Quindi alcuni dei vostri libri, per fortuna, hanno già molti spunti in quest'ottica, quindi si sta andando sempre più in quella direzione. Quando noi ci siamo fatti un'idea di tutti questi punti, che sono quelli che avevamo visto nella lettura strategica, cosa ce ne facciamo? Per chi di voi fa degli schemi, può andare a creare degli schemi, dei riassunti, dopo che ha selezionato questi aspetti fondamentali. Altrimenti, giusto per farvi vedere come ci muoviamo noi, creiamo una mappa che potrebbe essere una mappa di questo genere. È una mappa bozza, chiaramente. Perché dico bozza? Perché le mappe, poi quelle proprio ben fatte, un po' come avete visto la mappa sul metodo di studio con le quattro fasi, sono molto più colorate, più ricche di immagini, di rami artistici. Però questa è un'ottima mappa bozza, un ottimo punto di partenza in cui troviamo un po' tutte quelle parole che abbiamo letto insieme. Chiaramente questa è, come vi dicevo quando vi spiegavo proprio la lettura strategica, una sorta di mappa della sintesi, no? Quindi qua andiamo a vedere proprio le macro aree, gli argomenti, diciamo, più importanti. Chiaramente, se vediamo anche solo il ramo sulle funzioni, queste andranno approfondite. Su ognuna sicuramente dovrò mettere qualche informazione per spiegarla meglio. Quindi potremmo farlo anche direttamente su questa mappa e quindi andare ad approfondire qui. Chiaramente poi vedrete col software che usiamo noi, iMindMap, che è molto molto performante, che è quello che ha creato questa mappa, una volta che poi ci rendiamo conto di aver messo troppe informazioni, eventualmente possiamo, dice, creare delle mappe figlie, quindi creare per esempio una mappa solo sulle funzioni, o comunque suddividerla di modo che non ci siano troppe informazioni su una mappa sola, è difficile da memorizzare e la nostra mente in qualche modo un po' si ritrae e fa fatica. Quindi questo è quello
quello che può emergere dalla lettura strategica. A questo punto, cosa dovremmo fare? Proprio come vi ha spiegato Elisa, partendo da questa mappa con tutti gli aspetti più generali, possiamo andare ad approfondirla andando a leggere proprio riga per riga. Quindi, tornando nel nostro libro, vediamo, siccome l'abbiamo nominata la parte sulle funzioni, ad esempio, lì l'abbiamo accennata. Ebbene, e andiamo proprio a leggere la funzione energetica svolta dai carboidrati, dai grassi e dalle proteine. Da questi nutrienti il nostro organismo ricava l'energia necessaria per far funzionare i muscoli e mantenere la corretta temperatura corporea. È già una frase abbastanza sintetica, quindi anche sulla mappa non potremo andare a tagliare moltissimo, ma andremo sicuramente a inserire le parole chiave che vedete in grassetto e alcune anche colorate, e poi un paio di parole in più per rendere più chiaro il concetto. Quindi, partendo da quella mappa mentale, o anche se voi doveste fare uno schema, fatelo sempre in quest'ordine. Quello che si diceva prima, si può usare la metafora della cipolla, che secondo me rende bene perché ha strati, oppure anche quella del bersaglio. Avete presente le freccette, tiro al bersaglio, no? Il centro, quello che fa più punti, è la nostra idea centrale, e poi si scende sempre di più nei particolari. Quindi scenderemo nei particolari proprio leggendo in modo approfondito, analitico, frase per frase all'interno del nostro libro, e quindi la nostra mappa mentale o schema che sia diventerà sempre più ricca, ma andando in quest'ordine che non è quello, diciamo, più utilizzato. Cosa intendo? Che a volte si va in ordine di presentazione degli argomenti o in ordine cronologico. Vi faccio questo indovinello che qualcuno di voi ha già sentito. Immaginate, secondo voi è meglio studiare l'80% del libro al 100% o il 100% del libro, o facciamo del capitolo, all'80%? Se detto così a volte crea un po' di confusione. Molto semplicemente, abbiamo un capitolo di 10 pagine, è meglio studiare perfettamente, sempre che sia possibile, ma comunque le prime 8 pagine, o all'80%, che a mio parere è già una percentuale molto alta, tutte e 10 le pagine. Ci sono diverse scuole di pensiero, chiaramente, io preferisco la seconda, cioè preferisco aver studiato tutto al meglio, andando magari proprio dal partire, adesso sono solo il 20%, sono il 30%, sono il 40%, sono il 50%, e andare sempre più nel dettaglio, però di tutto il capitolo, perché altrimenti se mi dovesse capitare per sfortuna che mi chiedono proprio quelle ultime due pagine che non neanche ho letto, se mi chiedono le prime 8 potenzialmente posso prendere 9 o 10, se mi chiedono le ultime due potenzialmente posso prendere 4 o 5, quindi è un rischio troppo grosso. Quindi andiamo in quest'ordine. Quindi questo era un po' il tipo di lavoro che vi proponiamo di fare, di lettura strategica e critica. Spero che possa esservi chiaro, e avremo anche il piacere di ricevere eventualmente vostre domande a riguardo, di modo che già da oggi voi possiate metterla in pratica, e vedrete, vi darà veramente tante tante soddisfazioni. A questo punto passiamo alla parte successiva, che è quella di comunicazione e gestione delle emozioni. Qui di nuovo gli aspetti sono veramente tanti, come vi accennavo prima, e quello che vorrei proporvi adesso è il fatto di darvi un 20-80 di consigli, proprio di suggerimenti da seguire durante un'importante interrogazione o per gli adulti un colloquio. Comunque, quali sono questi suggerimenti 20-80? Soprattutto riguardo a cosa sono? Abbiamo visto prima i tre canali comunicativi. Prima non vi ho detto una cosa: secondo lo studio che è stato fatto rispetto al peso che ognuno di questi canali comunicativi ha all'interno appunto della comunicazione, che cosa è stato scoperto? Qualcosa, a mio parere, di controintuitivo per alcuni aspetti, ma
poi ad analizzarlo meglio chiaramente acquisisce tutto un senso, ovvero pensate che le parole all'interno di una comunicazione, secondo questo studio molto specifico, con tutta una serie di dettagli che lo riguardano, le parole pesano solo il 7%. Poi abbiamo i toni, che sono attorno al 38%, e infine il linguaggio del corpo, 55%. Quindi pensate, più di metà del modo in cui comunichiamo è legato al linguaggio del corpo, al non verbale. Sembra quasi incredibile, tra l'altro, per quanto riguarda noi italiani è ancora più vero, direi, nel senso che gesticoliamo molto e ci esprimiamo, esprimiamo molto attraverso le espressioni visive e corporee. E quindi adesso vediamo, prendendo ognuno di questi punti, quali sono quelli che secondo me sono i suggerimenti più utili da mettere in pratica. Poi chiaramente questi andrebbero personalizzati come facciamo nei camp, come vi dicevo prima, alcuni suggerimenti chiaramente possono ritornare perché la comunicazione ha una componente umana che vale per tutti, ma molto spesso ai ragazzi diamo proprio dei suggerimenti diversi, mirati e soggettivi, ovviamente a seconda di come loro si muovono e comunicano semplicemente. Quindi, quelli che secondo me sono i suggerimenti che sono emersi più spesso rispetto alle parole, quello che suggeriamo è, prima di tutto, fare una buona introduzione per dare la visione d'insieme. Vi faccio un esempio tornando un attimo sulla mappa. Se io fossi interrogata sugli alimenti e i nutrienti, cosa farei? Direi: oggi vi parlerò degli alimenti e dei nutrienti. In particolare, mi piacerebbe approfondire esattamente che cosa sono alimenti e nutrienti, quali sono le categorie e quante sono, quali sono le funzioni legate ad essi e infine vorrei fare un approfondimento sul calcio. Quindi prima ancora di scendere proprio nel dettaglio di ogni argomento, io farei questa piccola introduzione che però mette l'interlocutore nella posizione di avere questa visione d'insieme, come se avesse un indice di fronte e dice: ah, beh, interessante, quindi faremo questo, questo, questo. Un po' come ha fatto oggi Elisa con voi, no? Quando vi ha detto, vi dico quali sono le quattro fasi di cui affronteremo i punti 20-80 del metodo di studio, no? E quindi uno si mette già nell'ottica e sa a che cosa va incontro. Secondo consiglio, attenzione a non utilizzare troppe empty words, vengono chiamate le parole vuote. Cosa sono le parole vuote? Sono, immaginate questo, quando è morto Napoleone, se c'è qualche dei nostri studenti sa che questa è una delle mie domande preferite, ecco, quando è morto Napoleone e uno inizia a rispondere così. Allora, dunque, mi ha chiesto quando è morto Napoleone e cosa ho detto fino adesso? Niente. Allora, se è vero che da una parte, a mio parere, non conviene rispondere subito con la risposta puntuale, cioè riprendiamo il tema della domanda nella nostra risposta, quindi non diciamo solo 1821, velocissimo, no? Diciamo Napoleone è morto nel 1821, questo va benissimo. Ma utilizzare tutte quelle parole, quei connettivi, allora, dunque, quindi lei mi ha chiesto per prendere tempo, rischia di non farci fare una bella figura. Piuttosto, come dice qualcuno, un bel silenzio non fu mai scritto. Cosa significa? Che a volte, se siamo lì che dobbiamo pensare a che cosa dire dopo, possiamo inserire una pausa di silenzio. E questo quando lo facciamo, al terzo punto dei consigli rispetto alle parole e al verbale. Attenzione a non mettere i fillers, nonché riempitivi. Che cosa sono? Vi faccio subito un esempio. Dunque, volevo dire che non mi ricordo come rispondere a questa domanda. Ok, cosa sono i riempitivi? Sono tutti gli le. L'allungamento dell'ultima vocale della parola. Quindi,
Anche in questo caso conviene inserire una pausa di silenzio. Pensate che alcuni dei nostri ragazzi più bravi fanno anche 5-7 secondi di pausa di silenzio. Cosa vuol dire? Mi fanno la domanda, invece di rispondere subito e di precipitarmi per non rischiare di non ricordarmi tutto quello che volevo dire, respiro profondamente, aspetto qualche secondo e questi secondi danno ancora molta più forza e valore alle parole che diremo subito successivamente. Quindi, quando avete delle difficoltà nell'esprimere quello che state per dire, prendete qualche secondo di silenzio. A volte sembrano interminabili, per questo mi viene a minuto, no? Ma, come dico, danno molta più rilevanza a quello che dite dopo e soprattutto, piuttosto che un che proprio un po' distrae da una parte, ma soprattutto dimostra insicurezza, le pause di silenzio, cose che fanno, oltre a dare più rilevanza, secondo me incuriosiscono anche l'interlocutore, perché dico, adesso chissà cosa sta per dire. Ok, poi toni, sui toni i consigli sono questi, tono, volume della voce, cercate di utilizzare sempre dei toni chiari, coinvolgenti, diretti, che attraversino, noi facciamo questo esempio al camp, che attraversino la persona con cui stiamo parlando. Cosa vuol dire? Immaginate come se la vostra voce dovesse, adesso in questo caso vi posso fare solo l'esempio con me, passare oltre. Quindi se siete di fronte a me non dovete pensare di far arrivare la vostra voce qua, ma dietro, fino al muro qua dietro. Ok? Che non vuol dire urlare, assolutamente. Vuol dire però tenere un volume, un tono di voce sostenuto in modo da far arrivare bene l'informazione, far sentire coinvolto il nostro interlocutore o i nostri interlocutori. Dovremmo chiaramente anche lì correggere il tiro a seconda che sia una persona sola e sia vicina oppure tante persone siano lontane, però poi possiamo correggere il tiro anche in itinere perché vediamo la risposta degli altri. Se vediamo che fanno fatica ad ascoltare, ce lo faranno sapere. Ok. Poi, per quanto riguarda il corpo, c'è una postura che noi chiamiamo postura neutra, cioè se siete in piedi, quello che vi consigliamo di fare è di mettervi con i piedi larghezza spalle, ok? Quindi molto simmetrici e mettere bene il peso su entrambe le gambe. Questo perché? Perché molto spesso quando siamo imbarazzati, cosa facciamo? Passiamo un po' su una gamba, un po' sull'altra, le gambe ci tremano, le mani non sappiamo più cosa toccare, adesso non so quanto mi vediate, però di solito uno si tocca tanto le mani così, poi dopo se le mette in tasca, poi se le mette dietro, poi tutto questo distrae il nostro interlocutore e trasmette insicurezza. Quindi cerchiamo il più possibile di mantenere questa postura neutra, che vuol dire stare su entrambe le gambe, no? In posizione, immaginate come se aveste anche delle radici, no? Delle radici che prendono i vostri piedi e vanno giù in profondità e vi tengono ben ancorati al terreno. Anche le braccia possiamo tenerle semplicemente lungo i fianchi. Tutto questo perlomeno per cominciare, perché poi è chiaro che ci viene spontaneo anche di muoverci un po' e non siamo degli alberi piantati lì, quindi va benissimo. Poi gli italiani, come ci dicevamo, gesticolano molto. E quindi possiamo anche andare in questo senso. Poi, a questo punto abbiamo detto postura neutra, braccia lungo i fianchi. Vi do ancora un suggerimento per quanto riguarda lo sguardo. Se vi imbarazza guardare negli occhi la persona che avete di fronte, quello che potete fare è guardarla in questo punto centrale della fronte. Come mai? Perché la persona si sentirà guardata negli occhi, ma voi non avrete l'imbarazzo di incrociare realmente lo sguardo. E sappiate che questo è fondamentale. Tutte le volte che voi staccate lo sguardo dal vostro interlocutore è come se si interrompesse la connessione. Quindi cercate di fare in modo, anche se non riuscite a guardarlo tutti i momenti fisso così, quando non riuscite a guardare proprio gli occhi, di guardare qui e quando volete un attimo, anche per pensare a che cosa dire, staccare un attimo la connessione va bene, ma attenzione a non guardare mai troppo giù o troppo su, ma cercate di rimanere sullo stesso livello, no? Quindi io adesso sto guardando in camera, se inizio a guardare
per tanto tempo giù, se avessi qui di fronte una persona, non mi seguirebbe più. Se guardo su, anche dici, ma se invece io guardo in camera e poi guardo un pochino sulla destra, un pochino sulla sinistra, magari per raccogliere le idee, si stacca molto meno la conversazione, non è così evidente. Il contatto oculare è fondamentale. Ok, allora adesso passo la palla a Matte perché siamo arrivati alla fine del nostro eccoci. webinar. Grazie, cara. Grazie a te. Eccoci, eccoci. Bene, fantastica, bravissima. Nel frattempo, durante la diretta dal vivo, sono arrivate moltissime domande e ci tengo a rispondere a queste domande. Eleonora chiede: è meglio leggere a voce alta o bassa? La risposta è: dipende dal motivo per cui uno legge a voce alta o bassa. Se è per imparare meglio, allora non funziona. Qualcuno pensa: leggendo a voce alta sento le cose e in questo modo le vado ad interiorizzare meglio. In realtà non è così. Leggere a voce alta però può essere utile per imparare ad articolare meglio il movimento della bocca per produrre i suoni in modo più chiaro. Uno degli esercizi che viene fatto ai corsi di dizione consiste proprio nell'esagerare il movimento delle labbra, della mascella, di tutti i muscoli della faccia. È una cosa molto particolare. È un esercizio che viene fatto in questo modo. Questo per darvi un'idea. Quindi quando leggo a voce alta, questo fa sì che io possa avere una comunicazione più chiara. Molti studenti quando espongono a voce bassa, come dire, così se dovessi dire una sciocchezza non mi sente. L'insegnante dice una volta alza la voce, alla seconda, alla terza abbassano loro il voto. Quindi può essere d'aiuto, ma non per imparare meglio. Anzi, quando leggiamo a voce alta per imparare meglio, in realtà stiamo rallentando la velocità. Poi Gabriele chiede: durante la lettura strategica, quando vado a leggere le domande, se si tratta di materie scientifiche, quindi esercizi di matematica, vado a leggere il testo degli esercizi? Sì, perché in questo modo andiamo a capire che cosa ci chiedono, quali sono i problemi, le cose che dobbiamo sapere perfettamente e dopo le andremo a comprendere. Non inizio a fare l'esercizio senza sapere la teoria, però ipotizzate, quando se dovessi leggere, faccio un esempio molto semplice, calcola il perimetro di un ottagono. Devo sapere e andare a cercare la definizione di perimetro e di ottagono. Quindi nella mia ricerca, nello studio del capitolo, saprò già che quelle informazioni sono per me fondamentali. Quindi, Gabriele, sì, vado a leggere gli esercizi senza risolverli. Poi Davide chiede: ma le mappe mentali funzionano anche per DSA? Allora, sì. Assolutamente, le mappe mentali aiutano tantissimo. Per tanti anni sono stato tra i relatori al Convegno Nazionale sulla Dislessia e aiutano tanto perché parlano il linguaggio delle immagini, danno una visione d'insieme e questo facilita tantissimo l'apprendimento. Poi Gabriel Maria, che saluto, chiede: è giusto che ci diano così tanti compiti? E io dico: allora, giusto o sbagliato, sono da fare. E quindi mi devo mettere nelle condizioni per farli nel miglior modo, nel minor tempo possibile. E so che a volte sono tanti, ogni insegnante considera la sua materia come quella più importante. E quindi a volte ci troviamo con un carico di compiti davvero alto e non riusciamo, dobbiamo andare a letto tardi oppure il weekend a studiare tutto il tempo. Ci sono alcuni paesi dove i compiti non vengono dati, si fa tutto a scuola, ma siamo qua, continuiamo
Queste sono le regole del gioco. È come dire, non posso prendere la palla con le mani nel gioco del calcio. Se la volessi prendere, cambio sport, okay? A meno che non sia il portiere. Questo per dirti di stare bene, attento in classe, Gabriel Maria, e fai in modo di arrivare a casa già sapendo le cose, perché questo farà sì che tu possa avere molto molto più tempo. Fai come diceva Elisa, al mattino in classe stai attento, costruisci già la tua mappa mentale in classe e dopo a casa avrai da fare solo gli esercizi e da provare l'esposizione. Poi Livio chiede, ma per i corsi serali quando studio? Chiaramente se uno dovesse fare i compiti il giorno stesso, come abbiamo suggerito, per lui diventa davvero impegnativa. Quindi Livio, qual è il suggerimento? Lì devi cambiare, devi adattare il tuo programma quotidiano alla tua attività. È chiaro che una persona che studia la sera dovrà trovare altri momenti per studiare. Il mio suggerimento è valuta tu i momenti in cui hai maggiore lucidità e potrebbe essere la mattina subito dopo, svegliarmi presto. Questo vuol dire andare a strutturare la propria giornata in modo da far combaciare i momenti di alta lucidità e alta energia con le cose più impegnative da fare. Perché è chiaro che studiare magari all'una di notte oppure a mezzanotte, dopo una giornata di lavoro, avrai un rendimento molto basso e quindi dovrai dedicare molte più ore per andare ad interiorizzare delle informazioni con un livello di ritenzione anche basso, con uno sforzo molto alto, mentre facendo le stesse cose in un momento in cui si ha maggiore lucidità, cambia completamente il rendimento. Quindi non solo vi dovete concentrare sul 20-80, quindi quel 20% di cose che subito vi dà l'80% della preparazione, quindi la lettura strategica, l'attenzione in classe. L'altra cosa è fare quelle cose nel momento giusto, perché se le faccio nel momento sbagliato, allora i tempi si dilatano. Poi Letizia chiede, ci sarà a disposizione la registrazione e le slide? Sì, vi faremo avere la registrazione e le slide, anzi abbiamo rifatto questa registrazione perché, come vi dicevo, eravate oltre 1200, la piattaforma ne teneva 500, ci tenevamo che tutti poteste vedere il contenuto di questa registrazione e che fosse un contenuto senza intoppi, come abbiamo avuto l'altra volta, e quindi lo abbiamo rifatto. E durante la diretta abbiamo fatto anche altri sondaggi su quali tra queste fasi del metodo di studio senti di aver bisogno di migliorare, e il 36% ha risposto alla pianificazione, il 26% la comunicazione, poi il 22% la lettura strategica e il 15% la lettura critica. Questo chiaramente ci aiuta a capire quali sono le fasi dove le persone hanno più difficoltà e dove focalizzare la nostra attenzione e dopo quali argomenti ti piacerebbe approfondire in seguito? Le risposte possibili erano mappe mentali, gestione emotività alla cattedra, memorizzazione a lungo termine o tecniche di memoria per memorizzare i concetti. E il 35% ha risposto le tecniche di memoria per memorizzare i concetti, poi abbiamo un 31% la capacità di memorizzare a lungo termine, il 19% le mappe mentali, quindi mi viene da pensare che già in tanti tra di voi che siete online le conosciate, e il 13% la gestione dell'emotività. Questo farà sì che i prossimi webinar che faremo in questo periodo per stare vicino a tutti i nostri follower e tutte le persone che ci seguono e che hanno voglia di sfruttare questo periodo, voglia e l'intelligenza, la lungimiranza di sfruttare questo periodo per andare ad affinare il metodo, cioè quello che vogliamo fare è a tutti voi dare strumenti concreti e questo periodo deve essere sfruttato al meglio. Organizzeremo quindi altri webinar
vi terremo aggiornati. Poi qui in chat, durante la diretta dal vivo, in tanti avete scritto come posso approfondire questo o come posso approfondire quell'altra tematica. Considerate che noi già da 4 anni seguiamo i nostri allievi in modo digitale attraverso una piattaforma. Questa è quella che usiamo per i grandi eventi, diciamo, con grandi numeri di persone. Se no, con Zoom seguiamo gruppi di 15-30 persone, micro aule intendiamo gruppi da 5 fino a 15, oppure sessioni one to one. Nei prossimi giorni riceverete comunicazioni inerenti ai prossimi webinar, a tutto quello che facciamo, e da parte nostra ci teniamo a salutarvi e a ringraziarvi per la partecipazione. Quindi chiedo a Camilla e Elisa di raggiungermi virtualmente in sala e facciamo questo saluto a tutti quanti. Grazie ancora e ci vediamo presto. Grazie. Grazie davvero, è stato un piacere stare virtualmente qua con voi e contate su di noi. Aspettiamo E le vostre. come ha detto anche Camilla, aspettiamo anche, siamo disponibili per le vostre domande. Ottimo, se aveste Bene. domande nei prossimi giorni, info@matteosalvo.com e vi rispondiamo. A presto, In ciao! bocca al lupo, ciao. Ciao.